Buongiorno, sono Armando Reale, responsabile commerciale di Sabanet, un network di aziende innovative che hanno l'obiettivo di fornire attività di consulenza per le società di servizi di medio-grandi dimensioni attraverso l'uso del suo prodotto principale, la suite EasyPlan, che a seconda della tipologia di attività gestite dal cliente assume connotazioni differenti e verticalizzazioni delle funzionalità. EasyPlan è un vero e proprio ERP che gestisce tutto il ciclo di vita del servizio fornito, dalla stipula del relativo contratto all'analisi dei risultati di periodo e come tale consente di vivere l'azienda come un organismo interconnesso e realmente integrato. Per le ormai tantissime informazioni vi rimando ai siti aziendali, ma vorrei in questa sede sottolineare soltanto che nel nostro network ogni realtà aziendale si propone di coprire in modo costantemente integrato con tutte le altre soluzioni adottate, aree gestionali specifiche in modo dinamico e realmente innovativo. Il passaggio dalla formula CAPEX, ossia dalla classica modalità di fatturazione della licenza una tantum, alla modalità OPEX, cioè con proposta di canone periodico comprensivo di licenza, assistenza e manutenzione, nel nostro mondo è denominata Small Business ed è avvenuta nel 2008, quando il nostro prodotto è diventato tra i primi in Italia interamente web, cioè consultabile su browser. Le difficoltà che abbiamo trovato quando abbiamo intrapreso questa strada sono state principalmente due. La prima, con la licenza una tantum, il cliente era storicamente convinto di acquistare la licenza in modo più pieno e vincolante. Il canone di assistenza era considerato un modo per tenere aggiornato questo mondo. Convincere il cliente che in cambio di un canone si poteva ottenere invece un sistema fatto di tanti servizi, ripeto, nel nostro caso licenza, assistenza, manutenzione e cloud, non è stato affatto semplice. L'altra difficoltà è stata banalmente di carattere amministrativo, perché invece di ricevere storicamente una fattura all'anno fatta di licenza e poi di assistenza annuale, il cliente doveva riceverne, registrarne e pagarne almeno 12, e questo aggravio operativo era visto in un primo momento molto negativamente. Ma più delle difficoltà, peraltro superate nel giro di qualche mese, mi preme parlare dei vantaggi della formula OPEX, cioè frammentazione del rischio, dimensionamento e variazione dei canoni legati a parametri aziendali oggettivi, cioè la crescita dell'azienda, le nuove gestioni, l'apertura di nuove filiali. Tant'è che oggi parlare di canone periodico non è più un tabù, è una prassi interiorizzata da tutte le aziende di qualsiasi dimensione e di qualsiasi settore. Quando abbiamo richiesto per la prima volta all'inizio del 2020 una consulenza Wildix per soddisfare le esigenze di integrare la nostra soluzione in uso presso un nostro cliente primario, nella fattispecie integrare un centralino Wildix all'interno della nostra suite EasyPlan, abbiamo verificato l'esistenza di una vasta gamma di prodotti hardware as a service, che combaciavano in modo omogeneo con la nostra filosofia software as a service. Per cui aver scoperto che c'è un mondo di soluzioni hardware commercialmente compatibili con il nostro approccio è stata una piacevole sorpresa che ci ha agevolato sotto due profili principali. Il primo è che non abbiamo dovuto snaturare le nostre metodologie commerciali. Il nostro modo di produrre offerte e documentazioni di vendita è rimasto sostanzialmente lo stesso: canone, periodico, omnicomprensivo. Il secondo è che il cliente è ormai consapevole che occorre ricorrere all'utilizzo di qualsiasi bene materiale o immateriale con un costo certo, periodico e proporzionale all'uso che se ne fa in azienda. In questi giorni intensi e indecifrabili, la flessibilità di un modello come quello OPEX aiuta le aziende come la nostra a dimensionare le attività e i relativi costi in modo strettamente proporzionale alle forze da mettere in campo, senza quindi l'obbligo di investire in modo eccessivamente impegnativo e vincolante a medio e lungo termine, in un momento di difficile interpretazione come quello che stiamo vivendo. È peraltro molto confortante sapere che tale flessibilità può essere vantaggiosamente ribaltata sui nostri clienti, perché dà loro lo stesso respiro e la stessa serenità in merito agli impegni da prendere per affrontare l'emergenza, ossia con la sicurezza di poter investire in base alle reali necessità, aumentando o diminuendo il costo aziendale da sostenere.
In altre parole, essere liberi di dimensionare il costo sulle esigenze gestionali che man mano si presentano è una delle chiavi per traghettare l'azienda in periodi di difficoltà serie e invasive come quello che stiamo vivendo.